Ma che diavolo succede? Non ne ho idea, era tutto a posto quando sono venuto via. Senti! Senti, aspetta! Stare. Cosa è successo? Sono venuti a prendere il vostro amichetto. Chi? Quanti erano? Come hanno fatto a distruggere la vostra base in questo modo? Uno solo. Un uomo solo. Cosa? Un uomo solo ha fatto tutto questo casino? Non c'è Magnum! Non c'è da nessuna parte! Dove diavolo è Sandy? Colpa tua, bastardo! Dovevi coinvolgerla. Ma che ti dice il cervello? L'hanno portata via. Cosa? Sì. Marduk. Anzi, Mark. Il suo nome è Mark Meso. Così lo chiamava. Lo aspettava. Non so come lo avesse trovato. Ma chi era questo mostro? Mai visto prima. Mark l'ha chiamato Statham. Inarrestabile. Una vera furia. Dove l'hanno portata? Non lo so. Mi dispiace. La partita a scacchi è finita. Un ostaggio. Una mossa insolita per l'idea che mi ero fatto di quegli uomini. Donovan non è certo il tipo che approva questo genere di condotta. Donovan era Kovacs, è morto! Non ne sono più così convinto. Me ne frego, Baia! Bisogna ritrovare Sandy subito. Non penso che andare allo sbaraglio adesso sia un'idea saggia. Io vado a cercarla, anche da sola. Mary, ti prego. Zitto, Magnum. Questa storia è solo colpa tua. Non dimenticarlo. Se gli accade qualcosa sei fottuto. Sì? Ok, grazie. Hanno trovato i nastri nella cassetta di sicurezza. Abbiamo Cullen in pugno. Detective Sweet, a lei interessa ritrovare la sua compagna e a me interessa smantellare l'alleanza. Le due cose possono coincidere. Adesso, o lei collabora con me per ottenere un risultato positivo per tutti, o fa la pazza e io la faccio arrestare seduta stante. A lei la scelta. Ok ragazzi, ora faccio un piccolo segmento con Marco, anche perché il suo personaggio è ormai libero e anche lui ha una sua storia da portare avanti. Ok, pronto Marco? Pronto. Allora, Statham ti è venuto a prendere e ti ha fatto scappare. Il perché e il come non ci interessano in questo momento. Avete rapito Sandy, ok? Dove andate? Ovviamente mi faccio portare al rifugio segreto di Donovan. Dopo, per prima cosa, potrò darmi una sistemata. Per seconda cosa, potrò parlare col gran capo. Sì, peccato che sia morto. Bene, sei nel suo ufficio, è già passata qualche ora... E hai già fatto rapporto su quanto è successo. Sì.
Siamo fortunati ad averti ancora qui, Mark. Ha ragione, signore. Me la sono vista brutta. Non avevo dubbi che te la saresti cavata. Sei uno dei nostri pezzi migliori. Ecco perché abbiamo voluto recuperarti. La ringrazio, signore. Senta, per quella faccenda del prete... No! Mio fratello ha avuto quello che cercava. Si è spinto troppo oltre, arrivando a conclusioni e azioni assolutamente autonome che hanno rischiato di mandare all'aria tutti i nostri piani. Odio le persone che prendono iniziative personali. E di sicuro non me lo sarei aspettato da uno come te. Di cosa sta parlando? La ragazza. Perché l'hai portata qua? La situazione è grave al momento. La sua presenza qui ci potrebbe essere utile nel caso quei poliziotti ci mettessero alle strette. Sa colpire nei punti deboli, è una tattica che ha sempre successo. L'importante è che la cosa non diventi personale, Mark. La perdita di Drake è già stata una grave conseguenza per noi. Gradirei non averne altre. Sono stato chiaro? Sì, signore. Torniamo adesso al nostro crash team. No, 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 aspetta, aspetta. Donovan e Kovacs sono fratelli. Ebbene, sì. Quindi Kovacs non c'entra niente con la morte di Lee? Secondo te? Ma adesso torniamo a voi, che ci stiamo spianando la strada verso il gran finale. Cosa diavolo significa tutto questo? Come si permette? Morrison, che cosa sta facendo? È impazzito! Io no, ma forse qualcun altro sì. Ho un mandato di arresto per il nostro caro sindaco e come vedi non sono passato da lei per l'autorizzazione. Siamo sotto la supervisione degli affari interni e come lei sa, la loro giurisdizione esula dalle altre, compreso la sua. Con quali accuse? Che ne dice di concorso in strage e sfruttamento della prostituzione? Esigo delle spiegazioni. Benissimo. Le chiediamo a lei o direttamente a Donovan? Non ti immagini quanto aspettavo questo momento. Credo che potremmo metterci d'accordo, eh? Oh, sì. Sono sicuro. Apriamo questa edizione straordinaria di Network News per annunciare uno scandalo senza precedenti per l'amministrazione di Gamma City. In seguito all'arresto del sindaco Jacob Cullen e grazie a scottanti rivelazioni dello stesso in sede di successivo interrogatorio, è scattata una serie impressionante di arresti in ogni settore economico e politico della città. Sembra che una società segreta nota come l'Alleanza avesse inserito i propri membri in ogni posizione lavorativa della metropoli, controllandone di fatto l'economia e la politica. Lo stesso Jacob Cullen figurava fra gli appartenenti al gruppo. Mentre a Gamma City proseguono gli arresti eccellenti volti a sgominare questa associazione criminale, cominciano ad essere resi pubblici i primi nomi, fra i quali figurano anche la procuratrice distrettuale Maria Lopez e Ivan Kovacs, fondatore della famosa Chiesa del Cuore Immacolato.
Quest'ultimo, latitante da qualche giorno, è accusato di omicidio. Le accuse, nate grazie ad una registrazione video fatta pervenire in forma anonima alla nostra redazione, sembrano schiaccianti. A capo delle operazioni il capitano Francis Bahia degli Affari Interni, che stamattina ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti. Gamma City ha vissuto anche troppo sotto il giogo di una dittatura invisibile. È tempo che la città si riappropri del suo libero arbitrio. Io e i miei uomini faremo tutto quanto in nostro potere per realizzare tutto questo. È incominciata la rivoluzione. E a tutti quelli che ancora si credono al sicuro dalla legge e dalla giustizia, diciamo, stiamo venendo a prendervi. Dannazione! Cancellate ogni prova! Dobbiamo andarci. Che sta facendo? Mi hai sentito, Mark? Mi sembra che non ci sia niente da spiegare. Ho dei fondi all'estero. Abbiamo un volo che parte tra 15 minuti e ci porterà alla costa orientale in meno di 24 ore. Là saremo al sicuro e penseremo a come riorganizzarci. Vuole scappare? Non ci resta altra scelta, dobbiamo andare. E alla svelta. Separatevi dalle ragazze, non ci serve più. Ma è la nostra unica arma contro il Crash Team. Non possiamo distruggere tutto il nostro sogno. Quei bastardi la devono pagare. E noi riconquisteremo tutto. Uccideremo loro, Bahia. E chiunque osi mettersi sulla nostra strada. Una strage? Ecco perché non sarai mai un leader, Mark. Ti ho già detto che non è una questione personale. Questi sono affari. Qui si tratta di poteri, poteri che al momento sono fragili come cristalli e si stanno velocemente spezzando uno dopo l'altro. È finita, Mark. Finita! Un uomo intelligente sa quando le battaglie sono perse e sa quando è il momento di ritirarsi. Mio fratello era un pazzo, non io. Preparati la partenza immediata. Dopo tutto quello che abbiamo fatto? Dopo tutto quello che io ho fatto? È un ordine, Marbezzo! Stata. Ottimo lavoro. Raduna gli altri. Prendi la ragazza. Non farmene pentire. Non preoccuparti. So quello che faccio. Avremo presto visite. Per te. Porto Vic e Thomas in un posto appartato e gli racconto tutto. Ok, che succede? Dici tutto. Qui dice che mi è arrivato un messaggio sul telefonino. C'è scritto: a mezzanotte vicino al rifugio privato del Twin Pines Mall, solo il Crash Team o la ragazza muore. C'è anche una foto di Sandy legata e imbavagliata. Che diavolo è il Twin Pines Mall? È una zona oltre i confini esterni dell'area corporativa. L'unica boscosa, ovviamente sintetica, ancora presente nel paese. Probabilmente quello è il rifugio di Donovan. Dobbiamo andare. Ma si passa! È una trappola! Ovvio che è una trappola. Quello ci vuole tutti morti. Ma ho un piano. Anch'io.